chi chioda? Siamo di qui. Ok, facciamo un altro passaggio. Una scuola guida speciale per mezzi di soccorso, quella che ha ospitato la Strasicura Park. E quest'oggi abbiamo gli istruttori per insegnare anche a coloro che ci fanno del bene quando succede qualche incidente come ci si deve comportare nel momento di pericolo, perché tutte le prove che poi verranno enumerate io credo che siano importanti, perché si ricrea qualcosa che si presenta per la strada normalmente, e mi sembra che Strasicura sia al centro di questa volontà, prima cominciando con i bambini più piccoli nelle strade messe a loro a disposizione con tutti i cartelli che troviamo per la strada, poi i ragazzi più grandi che devono imparare con i motorini in che modo anche si mette il motorino sul letto, e riuscire poi con gli specialisti, di coloro che ci danno una mano quando succede qualche incidente, essere in sicurezza su queste ambulanze ben attrezzate. Noi insegniamo sempre che non si arriva prima andando veloci, ma si arriva prima organizzando l'intervento. Quindi non è importante raggiungere elevate velocità, è importante cercare di non fermarsi mai. Quindi attraverso una velocità costante si riduce il tempo di intervento. Quanto sono frequenti gli incidenti che vedono coinvolti i mezzi di soccorso? Ma allora, le statistiche nazionali ci dicono che di media ogni 2 giorni c'è un veicolo d'emergenza che rimane coinvolto in incidente stradale gravemente. C'è da tenere presente che una persona, nel momento in cui interviene in una richiesta d'emergenza, il suo stato psicofisico già cambia, si passa da uno stato di tranquillità a uno stato di agitazione. C'è anche da dire un'altra cosa, che purtroppo c'è una carenza di conoscenza da parte di tutti gli utenti della strada di quello che cosa devo fare nel momento in cui sento un veicolo d'emergenza, e quindi loro si trovano in una situazione anche di dover cercare di comprendere come si muoverà il traffico per poi saper reagire. E a breve, dopo lo stop dovuto alla pandemia, Strasicura Park tornerà ad ospitare anche i progetti di sicurezza stradale per i più piccoli. Abbiamo 2 progetti, un progetto a piccoli passi e un progetto, io sono amico di Stop, un progetto sperimentale che appunto prevede il coinvolgimento dei bambini. I bambini hanno dimostrato una grande partecipazione e questo ci fa piacere, perché appunto noi siamo coinvolti in prima persona e vediamo un riscontro da parte loro. L'importanza anche secondo me di vedere una divisa, no? Di essere amico di questa divisa, non solo la vostra ma anche i carabinieri, la polizia, che deve essere davvero un punto di riferimento insomma per loro. Assolutamente, questo è il messaggio che vogliamo trasmettere, proprio il fatto che siamo vicini a loro e che possono fidarsi di noi, possono chiederci aiuto. Quindi anche il progetto Io sono amico di Stop vuole avvicinare i bambini non solo al cartello di Stop, quindi alla segnaletica stradale, alle regole della strada, ma proprio alla polizia municipale, alla divisa, come amici. Oltre al progetto di sicurezza stradale, questa struttura è stata utilizzata come amministrazione comunale anche per i vari progetti legati anche alla natura, alla possibilità di trovare degli spazi anche durante il periodo estivo per i nostri ragazzi. Quindi è stato fatto 2 anni fa un progetto in collaborazione con l'associazione GEA, che ha dato ottimi risultati. I ragazzi si sono divertiti, hanno potuto scoprire anche questo ambiente, perché molti genitori ci hanno confessato che non sapevano dell'esistenza di questa struttura, e quindi questo ci fa capire che dobbiamo ancora di più incentivare, anche grazie alla collaborazione di Piero Iacomoni, che si rende sempre disponibile, accoglie sempre i nostri progetti. Quindi sicuramente per il futuro ne proporremo altri anche legati al mondo della disabilità, perché è un ambiente che veramente si presta alle più disparate idee e progettazioni.